Siamo con Edoardo Montefusco, presidente di RDS. In questo momento Radio Dimensione Suono ha un rapporto fortissimo con internet. Se ci può spiegare bene in cosa consiste questo rapporto così appunto forte? Beh, è un punto di forza. Il mezzo radiofonico è l'unico mezzo tradizionale che realmente si è integrato perfettamente con i nuovi sistemi digitali e prevalentemente con internet. Per cui diciamo ha dato anche un grosso vantaggio ai contenuti radio perché è aumentata la durata d'ascolto. Oggi i contenuti radiofonici si possono ascoltare tranquillamente in FM o addirittura attraverso la rete. E, tra l'altro, internet è servito anche come banco di prova per testare dei vostri gruppi. Sì. Ma diciamo che abbiamo inventato un processo completamente diverso in termini promozionali, abbiamo lanciato un gruppo che sono i Modà, li abbiamo lanciati attraverso le nostre antenne ma anche attraverso il nostro portale e hanno avuto un successo incredibile e attualmente hanno in prenotazione circa 110.000 LP per cui praticamente abbiamo stravolto il concetto di promozione e produzione di un'attività musicale. E quali sono gli scenari futuri per quanto riguarda appunto i social network, i nuovi media? Beh, hanno un grosso futuro, ma ha un grosso futuro anche la radio perché sa perfettamente integrarsi con questi nuovi sistemi, diciamo così, anche noi realmente 30 anni fa quando è nata la radio privata siamo stati un po' i precursori della community, non so se vi ricordate, lei è molto giovane, non se lo ricorda, ma siamo stati un po' noi a inventare le telefonate, la community si attivava attraverso il telefono, attraverso una risposta diretta dei nostri conduttori. Tra l'altro avete aderito in maniera importante alla Social Media Week a Roma, sì. Dopo l'edizione milanese oltretutto, quindi volevo chiedervi come vi state trovando, com'è questa collaborazione? Beh, noi crediamo moltissimo allo sviluppo delle nuove tecnologie, investiamo moltissimo in innovazioni tecnologiche, per cui crediamo in questa manifestazione. Ha sicuramente un grande futuro, una manifestazione internazionale, non potevamo mancare. Grazie mille a Edoardo Montefusco.